Ah, prestazione un po' ancora non lo so, perché rispetto al Chievo abbiamo giocato meglio e abbiamo provato a fare gol, solo che non è arrivato i gol e basta, però non siamo consapevoli di quello che possiamo fare, quindi a Parma andremo là per cercare di fare la nostra partita. Si parla tanto della tua posizione, dici qual è il tuo pensiero? Sei veramente più lontano dall'area, sei più lontano dall'attaccante o ha ragione il mister che dice che devi attaccare di più l'area? No, che devo attaccare l'area, lo so anch'io, perché dopo le partite mi riguardo le mie azioni, quello lo so, però la mia posizione, cioè, non cambia niente, che gioco largo, che gioco seconda punta o punta, cioè, non deve cambiare niente, solo che devo attaccare di più l'area e sono consapevole. Devi segnare di più, prima segnavi di più, come mai? No, segnare di più, non lo so, cioè io è vero che sono attaccante, devo fare gol, devo fare tanti gol, però anche se non li faccio, però cioè, quello che devo, se devo aiutare un compagno, lo aiuto, però no, cioè, non è detto per forza devo fare gol io, cioè, posso farlo io, posso fare il difensore, lo può fare il difensore, il centrocampista, cioè, possono fare tutti i gol e quindi cioè, l'unica cosa che so è che devo attaccare l'area di più. Cristian, quando era l'inizio del campionato, no? Davi l'idea proprio di divertirti quando giocavi, di avere molto la testa libera. Magari a gennaio tante voci che ti volevano tante anche squadre. Può essere una cosa che magari c'è un po' più di pressione addosso di voler dimostrare di essere forte come ci hai dimostrato all'inizio? No, cioè io cioè, prima di tutto devo ricordare che io sono, cioè, devo ancora migliorare perché sono ancora giovani, quindi devo stare sempre tranquillo e cercare di fare le cose. A gennaio non ci ho pensato a niente, cioè, c'erano le voci, cioè, le voci c'erano perché dicevano che stavo facendo bene e quindi io sono consapevole che posso fare di più di quello che ho fatto prima, quindi cioè, non c'entra niente di quello che è successo a gennaio, no, cioè, io non ci ho mai pensato. Ecco, una cosa che avevo visto, che però magari tanti diciamo del gol, in realtà tu le ultime partite hai quasi sempre avuto tu la palla per fare gol, col Chievo, col Bologna, col Sassuolo, quindi forse anche solo un po' di mira che magari fai un gol e ti sblocchi un po'. È quello, cioè, a Chievo siamo andati di testa, l'ho avuto io, cioè, potevo fare gol, potevo fare meglio, quello sì. Poi l'altro giorno contro Frosinone, una partita un po' così perché era un momento un po' così, però cioè, io so quello che posso fare e quello che non posso fare, quindi essendo consapevole delle mie forze, cercherò di sempre di aiutare la squadra. L'intesa con Sanabria, scusa, come va l'intesa con Sanabria? Perché magari con Piontek più ti cercavi, con Sanabria ancora forse devi capire come mi muovete. No, Tony è tranquillo, cioè, è un bravo ragazzo, cioè, ci capiamo, solo che cioè, dobbiamo cercarsi di più, solo quello, dobbiamo cercare di giocare più insieme, solo quello, cioè, stare vicini, così potremo fare molto, cioè, molto, molto bene. Cristian, la prossima tu incontri Gervinho, un connazionale, tu e lui in Serie A quest'anno a livello di strappi, contropiede, a livello di falcate, siete stati quasi insuperabili. Oh, sono contento perché Gervinho è, cioè, in corso d'avorio è qualcuno di importante. Io non l'avevo mai visto e lo vedrò sabato per giocare. Cioè, mi farà molto piacere perché è qualcuno di importante nel mio paese. Quindi sarò molto contento di giocare contro. Senti, la classifica ormai è tranquilla, anche se il mister dice che c'è un po' di sana paura. Ma c'è scattato magari anche in tutta la squadra un po' di rilassamento mentale o No, no? no, no, non è mai stato così. Cioè, noi in campo, quando andiamo in campo, noi cerchiamo di dare sempre il massimo. Poi magari, cioè, ci sono le giornate sì e le giornate no. Tipo, cioè, io sono consapevole che domenica, cioè, non ero nella mia giornata, cioè, ne sono consapevole. Quindi sono andato a casa incazzato perché era giusto, però basta, è finita la partita, non possiamo più tornare indietro, andiamo a Parma e cerchiamo di fare la nostra partita, basta. Però cioè, dire che noi siamo più rilassati adesso, cioè, non è vero, mai. Invece dopo Parma ci sarà un ciclo di partite difficile, al di là dell'Udinese c'è Juve, Napoli, Inter, Sampdoria. Come è l'andata, però noi siamo consapevoli di quello che possiamo fare, che giochiamo contro la Juve, contro l'Inter, cioè, tutte le partite sono giocabili perché andiamo 11 contro 11 in campo, quindi ce la giochiamo con tutti. A proposito di incazzatura,
all'andata il Parma mi ha creato tanti problemi con quella sconfitta, perché poi hanno cacciato Ballardini, mi ha un po' complicato la stagione, un po' l'occasione per vendicarsi, fra virgolette, provare a vincere. No, vendicarsi no, perché se andremo lì incazzati possiamo anche perdere, cioè non è detto che andremo là per vincere o perdere, cioè non si sa, perché noi andremo lì e cercheremo di fare la nostra partita. Cioè, è vero che noi vogliamo vincere cioè vogliamo fare punti per andare più avanti e vedere cosa c'è ancora di più, perché cioè, essere più, cioè, quattro, cioè, lì sono le posizioni belle, essere decimo o ottavo, cioè, è bello, ti fa piacere, vuol dire che hai fatto un bel campionato, quindi noi stiamo tranquilli, andremo lì a fare la nostra partita. Domenica avete ricevuto anche qualche fischio, questo vi darà una spinta in più oppure vi ha dato un po' fastidio? No, fischio, cioè, io non so perché c'era fischio, perché io, cioè, a Chievo si fischiavano, ok, perché anche noi a Chievo sappiamo che non abbiamo fatto una buona partita, però contro il Frosinone in casa abbiamo cercato in mille modi di fare i gol, solo che non è arrivato i gol, però questo qua, noi andiamo a casa tranquilli, poi cercheremo di fare meglio la prossima volta. Hai compensato il tuo futuro? Io l'ho sempre detto, il mio futuro non so, io non so cosa è fatto di domani, cioè io mi alzo il giorno e sono contento, quindi io sono qua al Genoa e sono contento di essere qua. Dove sarò domani, dopodomani, non lo so, cioè non dipende da me, capito? Quindi io sono tranquillo, penso solo al Genoa. Invece come mai Mimmo Crescito è passato da Biraschi a te nelle sue storie su Instagram? No, tutto è partito da Biraschi, che ha iniziato lui, poi è Mimmo, c'è il capitano, ha preso anche lui. Però questo qua ci unisce un gruppo. Sempre, capito? Siamo insieme, scherziamo, uno prende in giro l'altro, cioè è divertente. Ti chiamano la Pantera, ti piace come soprannome? No, cioè io l'ho sempre detto, a me che mi chiamano la Gazzella, la Pantera, cioè a me non cambia niente. Sì, a loro fa piacere, mi possono chiamare come vogliono, io sono contento.